Benvenuti nella prima scuola ASMR in Italia. Io sono Chiara e sarò vostra insegnante per questo corso di poche lezioni. E questo corso è specifico per le persone che vogliono aprire un canale ASMR o che vogliono migliorare il proprio canale un po' appena nato, che lo vogliono far crescere, che vogliono consigli su attrezzature e magari piccoli trucchi del mestiere. Molto bene, allora intanto grazie di essere qui e di porre la vostra fiducia in me. Ora, questo corso per ora prevede 3 lezioni. Oggi tratteremo di attrezzatura per l'audio e per il video. Nella seconda lezione affronteremo invece la tematica dei consigli, piccoli consigli per far crescere il canale, per coinvolgere di più le persone. Nella terza parte, nella terza lezione, affronteremo invece le cose da non fare. Ovviamente l'ASMR è un campo estremamente soggettivo e quello che vi dirò è frutto semplicemente della mia esperienza di parecchi anni su YouTube e di parecchi anni appunto come canale ASMR. Siete liberi poi di fare le vostre conclusioni e comunque di seguire sempre il vostro stile. Molto bene, allora, quindi oggi affronteremo la tematica di cosa posso comprare e anche avendo magari un budget non troppo alto per aprire un canale ASMR. Serve veramente qualcosa per aprirlo? Posso iniziare con le cose che ho? Risponderemo un po' a queste domande. Per prima cosa, come saprete, nei canali nel video ASMR l'audio ha molta più importanza rispetto ai video comuni, classici. Quindi se dovete decidere di investire su una prima attrezzatura, sicuramente vi converrà investire sull'audio piuttosto che sul video. Anche il video però ha la sua importanza, infatti, come saprete, i video ASMR sono caratterizzati anche dai visual trigger. E se la qualità video non è sufficiente, allora il video perderà notevolmente di efficacia. Quindi non date per scontato neanche la parte video. Ok, allora partiamo con l'audio. In questa prima lezione appunto vi consiglierò dei microfoni che io trovo personalmente buoni per poter iniziare e vi dirò vantaggi e svantaggi e prezzi. Allora partiamo da chi ha un budget un po' più limitato. Se si ha il budget molto limitato, anche perché magari ovviamente quando si apre un canale si vuol vedere un po' come va, se ci piace oppure se dopo una settimana non ne abbiamo più voglia. Quindi è giusto anche valutare un pochino prima di spendere un po' di soldi. Quindi vi ho messo delle opzioni a partire anche da 10 euro. Ovviamente questo dipenderà anche da che cosa usate per filmare. Se usate un cellulare potrete iniziare anche con le cuffiette. Questo va molto a gusti. Le cuffiette del cellulare a me personalmente piacciono tantissimo. Certe persone vi diranno che sono magari di bassa qualità, però i vantaggi principali sono che sono a zero costo e inoltre e che si possono attaccare benissimo al cellulare, quindi registrare video e audio insieme. Questa è proprio l'opzione più economica di tutti. Vi faccio anche l'esempio di un canale, questo qui. Questa ragazza ha tantissimi iscritti e la maggior parte dei suoi video li fa ancora con le cuffiette dell'iPhone in questo caso. Quindi non vi preoccupate, perché non è detto che il vostro canale